Allora, Coco, where are we going? By pancetta. Perché stasera carbonara, carbonarissima. Non è che prendi la pancetta a cubetti che c'è in Italia. Bisogna andare dal macellaio in un supermercato che è uno dei, dentro a uno dei centri commerciali più grossi di Kiev, e dobbiamo prendere il pezzo di pancetta, poi tagliarlo, pulirlo. Adesso vi tengo aggiornati e vediamo come va. Where are we going? No. Do you want to go to the market or to Lavina? Why do you want to go to Lavina? Because you're going to complain if I say let's go to the market. Because we've been there 2 days ago and there was no pancetta. You want to go to the market? I don't know, it's easier if we go to the market because we have to go to the Lavina just to buy the pancetta. Okay, let's go to the market. Not a single fuck was given that day. You remember like the morons we saw when we met? Eravamo in piscina. We were at the swimming pool in Chernivtsi. And there was the guy continuously with the selfie stick. Yeah? I don't remember. We were making fun of him so much. I don't remember. Like this group of guys. The group of guys I remember. But and they had the fucking selfie stick. They were using it like every 2 seconds and we made fun of them, you remember? Yeah. Io mi ricordo delle cose di quando ho incontrato Maria, eccetera, perché a me interessa, probabilmente. Fino abbiamo cambiato idea e stiamo andando al, come si chiama? Al mercato. Al mercato, qua i mercati non sono quelli itineranti come da noi. C'è tipo il mercato di paese che è il mercato, cosa sta succedendo? Ancora queste stringhe ogni volta. Non c'è, c'è il mercato di paese, c'è il mercato fisso praticamente. Adesso vi faccio vedere. Se non ci arrestano vi faccio vedere. Perché non ho i documenti, li ho lasciati a casa. No. Tell me one time you took them. Boom boom. Boom boom. Boom 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 boom. Ma che bello che è questo qua. È un campo sportivo che non serve assolutamente a niente. Un'altra volta. Ma io posso vivere così, scusate un secondo. Che siamo andati a correre ben 2 volte? True. Eh? I think 3. No, 2. Ok, io non bet. Penso 2 volte siamo andati a correre lì. We bought shoes, we bought pants, coat, hats. Sì. Bella giornata però, eh. Non fa tanto freddo, ragazzi. Sì, le sue mani non sono ancora blu, quindi è positivo. Quando va lei a lavorare la mattina, 4-5 gradi. Ma perché non parli in italiano, lo sai? No, I don't know Italian. But you spoke with my father yesterday. Yeah, I said what? Che stronzo and... Ma non hai detto che stronzo, non è vero. What did I say? That, che Duolingo... Duolingo è rompere coglioni, that's it. Perché, vi spiego, c'è una storia dietro questa affermazione. Mio papà ha deciso, ha fatto figo, no? E ha detto, ah, adesso... Yeah, it was like 2 years ago that he started to learn English. Sì, sì, ha detto, adesso imparo l'inglese. E allora ha scaricato Duolingo e ha fatto tutto meno che imparare l'inglese. Perché ha fatto tipo... 3 lezioni. What did you learn? E non lo so, penso niente, onestamente. E niente, e si è convinto che... He had the notifications every day and he was like, fuck off, fuck off. Sì, perché Duolingo ti manda la notifica ogni giorno, è il momento della lezione, capito? Perché tu gli dici, mi pare che tu gli devi dire quanto vuoi imparare, quanto gli vuoi dedicare al giorno, cose così, no? E ogni giorno c'aveva sta cazzo di notifica, è il momento della lezione, è il momento della lezione. Ho detto, ma mi hai rotto i coglioni, ha detto. Allora alla fine l'ha disinstallato e è rimasta questa cosa che Duolingo rompe i coglioni. Allora ieri fa, ma adesso mi metto, cos'è che ha detto? Un altro. Ah sì, adesso voglio mettere, voglio imparare l'inglese. Mi metto un altro programma sul telefono e imparo l'inglese, vedrai. Perché fa Duolingo no, ha detto. E io ho detto, digli perché no. E fa perché Duolingo, lei in italiano, no? Ha detto perché Duolingo rompe i coglioni. Mio papà si è messo a ridere per mezz'ora. La cosa figa è che con sta GoPro veramente non c'è bisogno di stabilizzare il braccio più di tanto, anzi.
fa tutto da sola. Non è che le strade siano il massimo della vita, cioè, per dirvi, adesso vi faccio vedere un buon esempio. Monza, nella Brianza, le strade sono, cioè, Baghdad è uguale, sai, no, Nassiria, quei posti lì. Ma qua, cioè, non credetevi che vada molto meglio la situazione. Ecco, questo vedete? Questo è per non cadere dentro. Queste qua sono fatte per non cadere dentro. Non so quando uscirà questo video, però uscirà sicuramente la recensione della GoPro. Ci sono alcuni che mi hanno scritto, l'hanno preso un po' male, ma era per ridere quell'unboxing lì. Probabilmente si aspettavano, sai, l'unboxing fatto bene, perché ce n'erano pochi in giro, no? La recensione, quella lo faccio seria. Mi sto preparando anche i video di esempio da farvi vedere sotto. Ah, e poi uscirà anche un video degli accessori che uso per fare le mie cose. E sarà una figata, perché lì sarà 5 accessori che uso, credo, cercando di capire che intenzioni c'ha GoPro per l'applicazione. Perché il problema... Madonna! Non so se si è visto. È stata quasi uccisa da degli uccelli. Lei non ha capito il doppio senso, ma va bene così. No, I didn't. Bird is also dick in Italian. Che schifo. Perché hanno fatto un'applicazione bella, con che puoi fare le live, tutto bello, tutto figo. Peccato che sul mio telefono non va. Perché? Perché, per carità. Perché il telefono di... Non è un telefono di merda, cioè è un Meizu, che vabbè, in Italia siamo tutti dei posh snob di merda, tutti a prendere per il culo Xiaomi e poi tutti a comprare Xiaomi perché adesso è diventato cool Xiaomi. E Meizu è la stessa cosa, okay. Quando clicco su live sostanzialmente non va oltre, non va alla fase successiva. Mi piacerebbe fare le live mentre vado a correre, cose di questo tipo. Sicuramente non posso prendere il cellulare di Maria. Cercando di capire se fare magari qualche live per tirar su qualche soldo e prendere un cellulare nuovo, aspettare il loro aggiornamento sperando che arrivi. Io, per dirti, andrei a correre e voi mi seguite mentre vado a correre con la pettorina. Ok, siamo quasi arrivati al market. Ok ragazzi, ho messo l'asta un pochino più corta e non puntata verso di me, ma tanto la gente guarderà qua lo stesso. Anche perché sto parlando italiano a voce alta, quindi ti assicuro. Gentilissimo, perché ci ha aspettato per andare. C'è Maria che è andata a fare i biglietti. Credo sia andata a fare i biglietti. Così posso fare anche un test per vedere quanto è stabile, perché è pieno di buche la strada. E anche l'audio non so come sarà, onestamente. Sto parlando abbastanza bassa voce per non disturbare gli altri, che non vogliamo farci riconoscere come i soliti italiani. Magari Maria torna anche indietro. Pensa, sarebbe bellissimo, no? Vogliamo far vedere il panorama? Sì. Ecco qua. No. That's so weird. You're hungry. Never happened before. Ho cambiato il campo visivo. E adesso siamo in super view. Non sappiamo dove stiamo andando, perfetto. Ok, ci è andata bene forse. We should well stop here and walk here. Now we can stop here and walk on the same side. Così vi ho fatto vedere anche uno dei bus più belli. Questo qua è uno di quelli belli. Bellissimo. It's public one. Yeah. Sponto.
c'è sia l'Ocean che Lavina, uno dei centri commerciali più grandi d'Europa, anche se non della comunità europea, perché l'Ucraina non è di comunità europea. Però adesso, allora, mentre quello che state vedendo in questo momento in basso, da qualche parte qua metterò il time lapse, è dove arriviamo di solito con la fermata. Adesso vi faccio vedere dove siamo arrivati questa volta, quindi la strada per arrivare là. Ok ragazzi, come avete visto siamo arrivati qua da Silpo. Silpo è dove prendiamo tutte le robe che gli ucraini reputano un pochino più costose, effettivamente lo sono, però qua riusciamo a trovare tutta la roba italiana. E stiamo andando a prendere la pancetta, questa qua bella fresca, per fare la carbonara. Nel frattempo qua alla mia sinistra vedrete il pane, e qua è dove prendiamo il pane toscano, che sarebbe poi il pane pugliese in realtà, loro lo chiamano toscana. Qua c'è un posto dove fanno la pizza con forno a legna, e tutti i pizzaioli sono sostanzialmente, gli fanno fare il training di non so quanti mesi a Napoli direttamente, quindi qui è buonissima la pizza, veramente buona. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere. Come vedete il posto è proprio da terzo mondo. D'altronde l'Ucraina è un paese del terzo mondo, lo ricordiamo. E adesso vediamo un pochino i pezzi di pancetta che riusciamo a trovare. At least 400 grams. Get what we needed for the carbonara. Abbiamo preso anche dello speck in realtà. E questo qua è uno dei miei stand preferiti, perché è dove c'è il prosciutto crudo, che tipo quello là in fondo da 62 fa cacare. Però c'hanno anche dei pezzi di leoncino di solito, che sono spettacolari ragazzi. Adesso qua li vedrete un pochino scuri comunque, ma vi assicuro che sono abbastanza critico io. Qui c'è un crudo di Parma, delle terre ducali. Ok, adesso vi facciamo vedere la nostra corsia preferita. Prosecchino, che l'altra volta quello lì però l'abbiamo pagato di meno, perché dobbiamo stare attenti ragazzi, siamo persone adulte adesso, stiamo attenti ai risparmi, stiamo attenti, siamo ebrei dentro. Tra l'altro dobbiamo fare in fretta, perché in teoria non si può riprendere l'alcol. Questo qua, il Leonardo, noi di solito lo prendiamo, non è per niente male. Tutti i prezzi che vedete, ragazzi, basta dividere per 32, circa 32-33, per farsi un'idea di quanto costa in euro. Guarda, qua c'è un bel Valpolicella, cazzo. No, questo lo prendiamo, baby. Valpolicella, speri, da 3,39 a 2,39. Questo lo dobbiamo prendere, ragazzi. Non è un amarone, però ci dobbiamo accontentare. L'amarone c'è, ma costa troppo, raga. Dove stiamo andando? Dove andiamo? Qui c'è un piccolo caffè, raga, come potete vedere. Fanno anche cioccolato fatto a mano. Hanno vinto un World Chocolate Master, che non ho idea di che premio sia, ma sembra importante. Stiamo andando a prendere un sandwich perché Maria ha fame. Stranamente ha fame, non capita quasi mai che abbia fame. Solo oggi, capito? Adesso andiamo a trovare qualcosa. Però guardate che pani nozzi che fanno qua, raga. Ah esatto, qua stanno, ragazzi, come volete vedere è tutta roba fresca,
Li fanno praticamente all'aperto, come potete vedere. È tutto all'aperto. La cucina, tutto quanto all'aperto. È tutto fresco, quindi è una figata allucinante. Noi abbiamo qua i nostri panini e adesso andiamo a mangiarceli, ragazzi. Stiamo andando a gustarci i nostri panini che abbiamo preso. Io ho preso con il panino col jamón crudo, quello spagnolo, esatto. E poi Maria è riuscita a trovare la Coca-Cola in vetro, come piace a me, quella da 0,25, però mentre noi si trovano per lo più solo quelle classiche, noi siamo riusciti a trovare la Coca-Cola, quella lemon, e la Coca Zero, tutte e due in vetro, che sono innegabilmente più buone. Qui è il distretto dove si mangia sostanzialmente, e qua invece adesso vi faccio vedere io un posto. Quello che vedete qua a destra è un parco divertimenti full size, con dentro le montagne russe full size. E qua, come potete vedere, è l'area principale, perché ricordiamo come sempre che l'Ucraina è il paese del terzo mondo. Come avrete capito, Lavina è un posto abbastanza bello, insomma. Baby, do you have something to say? There is H&M. Storia carina su questo H&M è che quando siamo venuti una volta che aveva fatto l'apertura, hanno pompato l'apertura tantissimo, tanto che praticamente c'era qua una coda di persone che voi non ci avete idea, erano tipo tantissimi. Cosa facciamo adesso? Mangiare. What are you doing there? I'm opening the bottle. No. Not with this one at least. Sto cercando di non rovinare la chiave. La Coca-Cola che vi dicevo prima al limone, però in vetro. Porca troia, questa è più dura. Non riesco. Ma non si apre. Là. Ho sudato per farlo. Chi era? Are you cheating on me? My mom. I don't know, it was your mom. Are you sure it's your mom? Doesn't look like your mom. Allora adesso andiamo. Noi andiamo a casa, però vi lascio col video dell'Ocean, così lo vedete che è quello lì, tra l'altro. Con questo time warp dell'Ocean, con noi che facciamo la spesa come due imbecilli e la gente che ci guarda, e ci becchiamo direttamente a casa a sto punto, ragazzi, che qua è ora di cucinare sta cazzo di carbonara. Sta cazzo di carbonara? You can't talk like this about carbonara. Why? Because it's art. Carbonara è arte, signori. Vedete come sta crescendo bene, Maria. La carbonara è arte. Poi dici perché ti sei sposato giovane. Perché quando trovi... vabbè. Feel free.
What are you doing? Cleaning. You are cleaning, that's new. I'm kidding. Allora ragazzi, adesso procederemo alla pulizia della pancetta, perché è da pulire. Quindi adesso penso di farlo in time warp, perché non è che possiamo star qua a raccontarci la rava e la fava per mezz'ora. Quindi ve la time warpo, mi raccomando. State com'è. Ah, e volevo ricordare a tutti di non rompere il cazzo, perché questa qua è la mia versione della carbonara come piace a me. E boom, basta. Non sono uno di quei assassini che mettono la panna dentro la carbonara. Semplicemente mi piace l'aggiunta della cipolla e usa la pancetta al posto del guanciale, perché sì, è vero che la carbonara originale prevede il guanciale. È altrettanto vero che prevedeva il guanciale, perché era un piatto povero. Se avessero potuto permettersi la pancetta, avrebbero messo la pancetta, perché è oggettivamente più buona. Ma questo è un altro discorso, non voglio iniziare faide. Prepariamo. Sennò Maria si è sporco la tovaglia, rompe i coglioni, anche se quella tovaglia non la usiamo. Però, ma perché questo? Which one? Sincere. Oh, we have the normal one. Ma io veramente, guarda, quando fai questi errori, Maria, veramente chiederei il divorzio per poi sposarti ancora, pensa. Là, il nostro bel Valpolicella a mangiarla calda, magari sarebbe utile. For the photo you could have done it smaller, you know, and put the rest later. Maybe we know they know that we are alcoholics, okay? We're not. Guarda, a occhio l'ho fatto. Ma è incredibile, sono troppo bravo. Venite. E sta bottiglia in due di Valpolicella ce la portiamo a casa. E adesso, cioè ragazzi, guardate qua che roba, guardate. Ma ragazzi, ma questa... Non dico che arte, perché poi rompete i coglioni, perché non si fa così la carbonara, perché tu dovevi andare a Roma a romperti i coglioni, prendere un volo, andare a Roma, portare uno chef di Roma a tue spese, comprare il pecorino romano, ma faglielo comprare lo chef perché magari a te ti inculano, prendere un maiale, devi macellarlo sul posto e al momento, e solo dopo, e allora io sapete cosa vi dico? Arrivederci e vado a mangiare. Andate a fanculo. Buon appetito. Al prossimo video. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao.